grazie per essere qui con questo caldo mostruoso. Io non parlerò molto, ma vi dimostrerò che cosa può succedere. Innanzitutto, avete tutti una bicicletta da operare a casa? Avete tutti la bicicletta del mio editor da operare a casa? Allora, fingiamo che questa bicicletta sia forata, perché lui dice che è forata. In realtà è ancora abbastanza in forma questa ruota. Però vabbè, facciamo finta che abbiate forato più o meno con questa temperatura sotto il sole. Quindi l'operazione migliore da fare è essere precisi. Questa dovrebbe essere un'operazione da giacca e cravatta, ovvero da fare senza sporcarsi le mani. Io però mi metto i guantini. Allora, una ruota e bicicletta, beh, in questo caso ruota posteriore con un freno a disco e con i pignoni. Io non amo il freno a disco, ma se l'avete, niente contro. Ci sono due tipi di valvole su ogni ruota, cioè su ogni ruota, su alcune ruote c'è un tipo di valvola che si chiama presta e su altre c'è un tipo di valvola che si chiama auto. Le auto hanno un diametro più grande e le presta invece hanno un diametro più piccolo. Presta italiane o francesi, in ogni caso si utilizzano in questo modo. Queste sono delle presta francesi, quindi hanno questo pirolino che va svitato per fare uscire l'aria che dovrebbe essere già uscita a causa della foratura. Diciamo che sì, è forata. Potete aver forato per mille ragioni, l'importante è verificare la ragione per cui avete forato, perché se c'è un pezzo di vetro o qualsiasi altra cosa all'interno del copertone, ovviamente fate questo lavoro e poi dopo 5 minuti dovete riniziare da capo, quindi si vanifica completamente il vostro mestiere. Allora, innanzitutto attorno alla valvola svitate questa ghiera che mantiene la valvola in posizione e la togliete fino in fondo. Voilà. Dopodiché, per iniziare a lavorare sul copertone, quello che dovete fare è girare la ruota tenendo la valvola a 180 gradi rispetto a dove iniziate l'operazione. Dotarvi di queste simpatiche leve o di leve simili a queste. Queste sono molto buone perché diventano compatte e perché hanno questa sede che si aggancia al raggio della bicicletta per lavorare meglio, e vi faccio vedere come. Quindi appunto a 180 gradi rispetto alla vostra valvola iniziate ad operare sul copertone. Cosa dovete fare? Dovete infilare questa levetta all'interno del tallone del copertone. Il copertone ha un tallone che è questa parte che si va a infilare nella sede del cerchio. Vabbè, non sto qua a raccontarvi tutte le parti della bicicletta e della ruota, in ogni caso fidatevi e andate ad agganciare il tallone con quest'altra parte della levetta e portatelo all'esterno del cerchio, e poi dovreste in teoria, ecco qua, fissare la prima levetta. Dopodiché a una distanza, a seconda delle ruote, potete avere dei copertoni che sono più simpatici, altri un po' più antipatici da togliere. In ogni caso, a destra o a sinistra, vi scegliete un altro punto. Oggi sono vestita bene, quindi magari tento di non sporcarmi, dove andare ad infilare la vostra levetta, non troppo distanti perché altrimenti fate troppo sforzo, non troppo vicini altrimenti vi servirebbe una dozzina di levette per fare bene il lavoro. Anche questa, se volete, la potete togliere. Vedete che già il nostro copertone sta uscendo dalla sua sede. I raggi sono a sufficienza elastici per poterci lavorare, quindi non abbiate paura di rovinarli o di comprometterne. E infine con la terza levetta dovreste completare la fuoriuscita del copertone. E infatti fate così. Vedete che a questo punto risulta piuttosto agevole proseguire. Qualche levetta si perde nel processo. Se avete qualcuno di gentile ve la raccoglie anche. E estraete completamente il copertone dalla sua sede. Bene. Riprendete la parte della valvola che avevate tenuto lontano da voi e la togliete in questo modo. Scusate, ma con questo caldo appiccica tutto, ma tanto sarà così anche quando forate, perché si sa che si fora sempre in condizioni estreme. E a quel punto estraete con calma la vostra camera d'aria. Allora, l'obiettivo sarebbe riportare in vita la camera d'aria. Diciamo che nell'ottica del riuso di questa collana, di questo libro e di un mondo più pulito e più giusto,
la camera d'aria andrebbe riparata, scusate, con delle toppettine. C'erano le toppe un tempo col mio nonno, si facevano le toppe da vecchie camere d'aria usate, quindi si ritagliavano quelle e con il mastice si interveniva sulla camera d'aria. Per fare ciò bisogna scoprire dove la camera d'aria è forata. Questa è troppo poco forata per riuscire a scoprirlo, o meglio, possiamo anche tentare di capirlo. Avete una pompa, questa è una piccola pompa minuscola. La infilate e iniziate, teoricamente dovrebbe gonfiarsi. Forse se usiamo una pompa vera è meglio. Scusate, è la prima volta che la uso, a dire il vero, però faceva molto figo. No, allora, questa pompa ha due riduttori, vabbè, già che ci sono ve lo dico, ha un riduttore da usare su questa valvola, e poi invece senza il riduttore può essere usata sulla valvola di cui dicevamo prima, che è la valvola 8. Rinunciamo a questa bellissima e sciccosissima pompa per dotarci probabilmente di una, ah no, pensavo di una Decathlon, invece non è vero. E quindi inserite la pompa, alzate la levetta, scusate ma mi sta devastando anche una zanzara, e iniziate a operare la gonfiatura della vostra camera d'aria. Se avete una pompa decente viene molto più facilmente. Allora, in realtà, no, hai ragione, è già facile trovare. Allora, c'è già una pezzolina che era stata messa in precedenza dal nostro editor e temo che l'aria venga proprio da qua. Una maniera, se non avete una bacinella, perché uno non va in giro in bicicletta con la bacinella dove mettere l'acqua e dove provare a vedere dove sta perdendo la camera d'aria, se non l'avete appunto, una maniera è bagnarsi le labbra, e questa zona è molto più sensibile rispetto ad altre, e poi facendo roteare la camera d'aria andare a cercare il punto di rottura. Ovviamente io non lo trovo perché in queste situazioni non succede mai, però facciamo finta che io l'abbia trovato. È importante trovarlo perché appunto, perché dobbiamo risalire alla causa della foratura. A volte non c'è nulla incastrato nel copertone, ma semplicemente la camera d'aria si è pizzicata magari con il cerchio. Altre volte invece c'è un corpo estraneo, quindi per verificare se c'è un corpo estraneo si tolgono i benedetti guantini e si passa la mano all'interno, tentando di stare attenti a non beccare la spina e a non tagliarsi, all'interno del copertone lungo tutto il diametro. La circonferenza, scusate, ho lontani ricordi della scuola. Una volta verificato appunto che nulla è rimasto all'interno del nostro copertone e io non trovo nulla, se c'è qualcosa ovviamente lo dovete rimuovere. Se è una cosa molto grossa può darsi che questa comprometta poi successivamente l'utilizzo del copertone stesso, però al momento l'importante è riportarvi a casa. Estraete una simpatica camera d'aria nuova oppure rattoppate con le toppette questa. Bisogna prima passare con la carta vetro, poi incollarle. A questo punto sono già pre-incollate, pre-adesive, grazie. E sono già adesive, senza il pre, e quindi si possono usare direttamente. Di solito nelle bustine serie c'è tutto, c'è il kit con la carta vetrata molto sottile, ci sono le toppette, c'è tutto quello che vi serve. Si fa asciugare per un pochino, poi si prova che abbia aderito bene e si rigonfia la ruota. Nel nostro caso diciamo che cambiamo la camera d'aria. La cambiamo anche perché c'è una cosa interessante da dire. Sul copertone ci sono tutte le informazioni che vi servono per comprare una camera d'aria, quindi quando andate a comprare la camera d'aria guardate bene sul copertone e prendete nota delle dimensioni della ruota. Ce ne sono di diversi tipi perché non si sono ancora messi d'accordo sui diversi standard di misurazione. Gli inglesi ce ne hanno un tipo, adesso c'è uno standard internazionale, i francesi ne hanno un altro ancora. Però troverete dei numeri, due o tre numeri che si susseguono, tipo 622 per 23 oppure qualsiasi altra cosa. La differenza dipende da dove prendono le misure. Detto questo, siccome vedo che qualcuno guarda l'orologio, andate dal ciclista e chiedete una camera d'aria delle misure che vi servono. Guardate anche la valvola, perché anche quello è importante che corrisponda, perché non è detto che il foro sia della larghezza giusta.
Infine, una camera d'aria di buona qualità non può costare più di 6 euro. Quindi se come me andate al mare vivendo una camera d'aria a 9 euro, nonostante voi abbiate dato risposte molto precise su tutte le parti della ruota, sono un po' dei criminali. Vabbè. Toglietela come nell'altro caso e procedete. Ovviamente se state lavorando è meglio che non lavoriate a terra, perché altrimenti toccando con la camera d'aria potete sporcarla e inserire i corpi strani che non avevate in partenza, quindi la faccenda si farebbe sempre più complicata. Allora, ci sono due scuole di pensiero. Io consiglio di dare una piccola gonfiatina allora innanzitutto con la valvola. Vi sembrava una cosa facile cambiare la camera d'aria? Premete in maniera tale da aprire il pirolino all'interno. È facile, ma ci sono tante informazioni che bisogna sapere, sono tutte nel libro. Poi inserite, e come al solito non funziona, inserite, no, però fa caldo e tu ci tieni perché sennò non torni a casa. La gonfiate un pochino, quindi io già ho esagerato in realtà, presa dall'ansia che non funzionasse. E poi, quindi la risgonfio un filo perché altrimenti si pizzica facilmente. Questa operazione serve proprio per non pizzicare la camera d'aria, ma per poterla inserire con maggiore agilità. Riprendete in mano la vostra ruota dal lato in cui l'avevate lasciata libera, quindi non è necessario togliere tutte quante, scusatemi, io non ci vedo niente, ecco. Togliere tutto il copertone per poter operare sulla ruota. All'interno c'è una cosa che si chiama paraniplo, questo potrebbe essere rovinato e questa può essere una ragione per cui avete forato, quindi verificate che anche il paraniplo sia integro e non ci siano dei fori, dei raggi che vengono da sotto. Il niplo è banalmente il bullone che tiene il raggio attaccato al cerchio. Inserite la vostra valvola e poi riprendete la copertina del copertone e fate questa operazione senza dotarvi del giornale che ho appoggiato sotto per non sporcare la tovaglia. Allora, in realtà viene molto più facile farlo senza tavolo, ma io lì davanti non posso operare bene. Quindi, reinserite tutto quanto il copertone. Di norma questa cosa si fa in 5 minuti, ve lo dico. Beh, insomma, state attenti che non esca dall'altra parte mentre voi state lavorando, forse l'ho complicata un po' troppo, voilà. Quando avete reinserito tutta quanta l'aria, procedete a iniziare a inserire il copertone. State attenti a non pizzicare la camera d'aria. Quindi, questa volta sì, iniziando dalla valvola, perché almeno non la sollecitate dopo, incominciate. Come vedete io ho tolto i guantini perché in realtà con i guantini si fa molta più fatica a lavorare. Incominciate a fare questa operazione, che inizialmente è semplice e poi mano a mano diventa un po' più complessa. Sempre attenzione alla camera d'aria che non rimanga incastrata tra il copertone e il cerchio. Lavorate come se steste massaggiando la camera d'aria, fino ad arrivare a un punto in cui non riuscite più a far risalire il tallone del copertone e avete bisogno delle famose levette di prima, quindi ne prendete una e iniziate ad aiutarvi nell'infilarla, poi tenendola più o meno a 45 gradi infilate la successiva qua sotto e operate con due, nel frattempo l'altra parte ovviamente si sposta ancora, scusate. Per fortuna ci sono copertoni molto più semplici da mettere e altri un po' più complicati. Allora, una volta reinserito tutto il copertone, manca solo una fase e quindi dovete dare un paio di colpi vigorosi alla valvola per far sì che non si incassi, non si formino delle onde anomale all'interno della camera d'aria. Ritrovate, se siete fortunati, la vostra rondella che avete appoggiato all'inizio del lavoro. Anch'io sono devastata dalle zanzare, mi spiace. La avvitate quasi del tutto
e fate l'operazione di rigonfiaggio. In realtà potete evitare di gonfiarla in questa fase, perché poi per metterla sulla bicicletta, se non avete dei freni con una levetta oppure un pulsante al manubrio per riuscire a rimontarla, dovreste risgonfiarla una seconda volta e poi, come vedete, io litigo con la pompa in maniera, voilà, e alla fine procedete al rigonfiaggio. Tra le informazioni che trovate sul copertone c'è anche la corretta pressione minima e massima a cui gonfiare le ruote. Avere una buona pressione della bici, oltre a migliorare la performance, permette di forare un po' meno, non troppo, non troppo poco, però seguite le indicazioni che vengono date ai produttori. Direi che mi levo e vado a finire il lavoro là, perché mi stanno mangiando e vi ho annoiato a sufficienza. Grazie mille. Grazie, bravissimo.